ghiandola pineale e ipofisi. Centro Spirituale Fratocche, Roma 1991, a cura di VB Guida. Tra queste entità vi sono anche quelle preposte al controllo dell'organismo del mezzo e della ghiandola pineale e ipofisi, che nella comunicazione vengono particolarmente attivate. L'entrata di questa maggiore energia, variabile a seconda dello stato di trance, procura al mezzo, detto medium perché media, un annebbiamento della vista, un appannamento al martelletto dell'udito e un forte calore nella testa tra il cervelletto e la parte frontale sinistra o destra. Nello stato di trance è comunque in atto nello strumento un maggiore calore, poiché entrano nelle sue parti ricettive vibrazioni più potenti di energia vitale. Lo strumento si dice che riceve in trasparenza quando le entità comunque comunicanti devono sorreggere il suo fisico per effetto dello sdoppiamento spirituale. In questo particolare caso è necessario avere da tutti i partecipanti emanazioni di pensieri armonici a sostegno dello strumento. Lo strumento è comunque soggetto a una preparazione costante per le comunicazioni che deve ricevere dall'aldilà e la guida preposta si adopera sempre per liberare e tenere limpida la sua coscienza e suggerisce il da farsi per la seduta medianica successiva affinché il mezzo sia libero da pesantezze. Chi è preposto a fungere da medium deve tenere presente e provvedere ad essere sempre armonico nei suoi pensieri ed avere assoluta fede nelle guide che tramite lui si manifestano e che a tale uopo sono preposte dal mondo dell'ignoto.